alle rilevanti notizie di oggi. Stasera sono in corso gli scrutini per le elezioni comunali e provinciali, mentre ormai definitivi i risultati delle elezioni regionali. Una dichiarazione del Presidente del Consiglio Rumor e prime valutazioni dei partiti. In Giordania, Re Hussein è sfuggito a un attentato, scontri ad Amman tra guerriglieri palestinesi e l'esercito giordano. Mamma, dove sono le tue riviste? Tesoro, sono dietro al televisore, dove li lasciate l'ultima volta. Ah, è vero. La legge del divorzio del 1 dicembre del 1970, oggi la legge 194 del 22 maggio sull'aborto consente alle donne, nei casi previsti, di poter ricorrere alla IG. Posso farvi una confidenza? Non immaginavo che un giorno mi sarei ritrovata ad affrontare qualcosa più grande di me. Non credo di essere una persona speciale. Sono una donna normale. Vivo giorno per giorno, cercando di fare il massimo per non deludere le aspettative degli altri. Sì. Quando avevo la sua età, mio padre mi disse una cosa che non ho dimenticato. Guarda che belli questi cappelli. Nessuno potrà mai toglierci la nostra storia. Cappelli? Servizio di famiglia. Si è dedicato a Marx. Un risultato che dimostra che l'Italia cattolica e tradizionalista sta sperando, cedendo il passo a un'Italia diversa, un'Italia moderna. Le conquiste della legge e col divorzio del 1 dicembre del 1970, in cui l'ordinamento giuridico ha introdotto la legge Fortuna Baslini. Vorrei tornare in quella casa. Quella bellissima casa che da bambina per me era un castello fatato. Una sorpresa per voi. Nella nostra legislazione è stato commentato dalla conferenza episcopale con una nota, un documento ufficiale, dove si esprime rispetto per la volontà della maggioranza, ma un profondo rammarico. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio. Andiamo a dare sale. D'accordo. Ci manca poco, amore. La casa di famiglia, affollata di memoria, di quella creatività che respiravo da piccola, mi riporterà a quel tempo quando tutto sembrava un gioco e ho imparato che la fantasia, a volte, si trasforma in realtà. Questa casa. Adesso capirai. In primavera i giardini si riempivano di timide orchidee selvatiche. Mi piaceva immaginare che la natura si vestisse di colori vivaci. Qui ho passato la maggior parte della mia infanzia. Per invitare tutti a guardarla. Ci viveva il tuo trisnonno. Era un uomo straordinario. E aveva un grande sogno. E nonostante quel periodo tutto fosse molto più complicato, riuscita a realizzarlo. E come si chiama il mio trisnonno? Giuseppe Borsalino. Il tempo sembra essersi fermato in queste stanze. La luce che filtra dalle finestre scandisce gli oggetti e le loro forme, che sono rimaste indelebili nella mia mente. Allora tutto mi appariva così maestoso, e guardandolo oggi lo è ancora di più.
Ogni cosa qui dentro sembra avere un'anima. Tutto ciò che mi circonda racconta inevitabilmente una storia. Che bello! Non toccare nulla! La storia della mia famiglia. Di tutte quelle cose che siamo riusciti a tramandare. Senza che il tempo ne scalfisse il senso. È proprio vero che non puoi conoscere il valore di un momento finché non si trasforma in un ricordo. Qui è impressa la mia storia, posata fra le immagini. Sfogliando quest'album, i miei ricordi diventano il presente e il mio presente inizia a svanire come un ricordo lontano. Passavo giornate intere a fare decoupage di fiori. Era una vera ossessione. Potevo iniziare al mattino e riuscivo a fermarmi solo quando era ora di andare a letto. Cos'è? È un cappello da donna. Pensa che durante la Seconda Guerra Mondiale venivano realizzati dai ritagli dei cappelli da uomo. Un po' come la storia di Adamo ed Eva. Un po' come la storia di Adamo ed Eva. Dovrei tornare a guardare la vita con l'innocenza e l'entusiasmo di mia figlia. Se potessi guardare il mondo con i suoi occhi, ritroverei la magia di cui ho bisogno. A volte non siamo noi che troviamo le cose, ma sono loro che vengono a cercarci. Tiara dell'abito da sposa di mia nonna. Perfetta per decorare un nastro. Ho fiducia in queste piccole cose. Perché è grazie a loro che ritroverò la strada. A cosa pensi? A tante cose. Questo bambù mi ricorda le borse di mia madre. Venire qui dove tutto è cominciato ha messo finalmente in ordine le mie incertezze. Porterò tutto via con me. Non posso più farne a meno. La storia della mia famiglia è ora il mio presente, la mia ispirazione. Creerò una nuova collezione di cappelli. Riporterò Borsalino al suo antico splendore. Con questi tesori del passato darò vita al futuro. Saranno loro a ispirarmi tutta la creatività di cui ho bisogno. A volte un attimo può cambiare una vita intera. Sophie, dobbiamo andare! Per anni sono stata sopraffatta dalla paura. Avevo perso di vista la mia storia, le mie radici. Oggi ho capito che posso farcela. Devo solo imparare a credere in me stessa, ad ascoltare il cuore. È una grande responsabilità. Ora tocca a me portare avanti la tradizione di famiglia. Marco, accompagni mia figlia a casa Milano. Dovrò lavorare sulla collezione tutta la notte. Torni presto. Tornerò presto, amore. Guardo questo edificio con nuovi occhi. Ho trascorso troppo tempo lontana da ciò che amavo veramente. Ma ora sono pronta a fare qualcosa di grande, che resterà per sempre.
Quanto mi è mancato questo posto. Ogni cosa qui dentro racconta una storia che si tramanda da generazioni. La storia della mia famiglia. Sono seduta davanti alle sole cose di cui ho bisogno. Questo lavoro mi riempie il cuore di emozioni. Potersi esprimere con le proprie creazioni. Comunicare attraverso i cappelli. Non c'è niente di più appagante. Mentre lavoro alla nuova collezione non posso fare a meno di pensare al mio futuro. Voglio che Borsalino torni a essere quella di un tempo, quando i nostri cappelli erano sinonimo di eleganza e autenticità in tutto il mondo. E appena cominciata una nuova avventura. Non vedo l'ora di scoprire dove mi porterà. Incontrerò degli ostacoli, lo so, ma sono pronta ad affrontarli con passione e determinazione. Mi sono addormentata. Tempo di cambiarci, arriviamo. Grazie. Era tutto un sogno. Mamma, tutto bene? La mia immaginazione ha trovato tutto ciò di cui avevo bisogno. Sì, amore. Sì. E non solo. Tutto bene. Ho ritrovato me stessa. La mia creatività. Vorrei raccontare la mia collezione come una madre racconterebbe